Emanuela era a Londra. Era incinta ed era stata fatta ricoverare per interrompere la gravidanza. O almeno, questo è quello che mi ha detto questa persona, un uomo vicino ai terroristi di estrema destra, Inar, che mi ha contattato su internet. Pietro Orlandi iniziava così, un anno fa, a parlare della cosiddetta pista di Londra, legata ai terroristi di estrema destra, i famosi NAR, cioè i nuclei armati rivoluzionari. Una pista che, come vedremo, poggia però le fondamenta sulla sabbia ed è destinata a crollare, come tutte le altre seguite finora, costringendo la piccola Emanuela a rimanere intrappolata in un mistero senza fine. Ma che cos'è la pista di Londra? E perché non regge? Vediamo come l'ha spiegata Pietro Orlandi il 9 maggio, davanti ai membri della commissione parlamentare che da mesi stanno indagando sul giallo di Emanuela. A un certo punto ricevo una mail sul blog di Emanuela, che io gestisco. In questo messaggio, una persona mi dice di aver seguito la storia, di essere convinta, anzi, di sapere che Emanuela effettivamente è stata a Londra. Da quel momento io scrivo a questo suo indirizzo email, di quelli del dark web. Lì comincio una serie di contatti con questa persona e una serie di messaggi. Il contatto è durato quasi un anno. Io, quando ho capito che questa persona cancellava molti messaggi, li salvavo, li copiavo, facevo degli screenshot. Questa persona mi ha fatto capire che lui aveva avuto un ruolo in questa storia. Mi ha raccontato un po' della sua vita, del fatto che lui era un ex NAR. Io conosco anche il nome, ma non lo vorrei dire ora. Da maggio a oggi, Pietro Orlandi è tornato molte volte sul mistero del terrorista carceriere, fornendo ulteriori particolari. L'ex NAR, secondo Pietro, dopo aver avuto in consegna Emanuela, l'ha caricata su un volo Roma-Londra e se l'è portata via per sempre. Nella città inglese la controllava, aveva preso una casetta vicino a quella della ragazza e si preoccupava di farle la spesa. Lo ha fatto per almeno 7 anni, fino a quando è capitato qualcosa, forse una morte naturale. A supporto di questa sua teoria, l'informatore ex terrorista NAR ha fatto recapitare a Pietro Orlandi anche una lettera scritta a suo dire dal cardinale Poletti all'ex segretario di Stato inglese, Frank Cooper. Proprio in questa lettera il cardinale accenna alla soluzione immediata del problema totalmente inaspettato e indesiderato, nonostante per la visione della Chiesa anche un feto all'interno del grembo materno possieda un'anima, e aggiunge che sarebbe di vitale importanza che la signorina Orlandi rimanesse viva e in salute, dal momento che è stata protagonista di vicende di primaria importanza nel panorama diplomatico internazionale. Una lettera che la grafologa Sara Cordella ha analizzato, ritenendola da subito un grossolano falso, che però riporta l'attenzione su una Emanuela incinta. Verità? Fantasia? Lettera falsa a parte? Perché mai i terroristi di destra avrebbero dovuto prendere una ragazzina vaticana e nasconderla a Londra per anni? L'unica spiegazione che si dà Pietro è questa: per fare un favore al Vaticano. Forse perché Emanuela era stata messa incinta da un alto prelato, oppure perché aveva partecipato, costretta, a qualche festino con alte eminenze pedofile e non poteva più tornare indietro, o forse per nascondere qualche altra indicibile verità. Sapeva troppo. Fatto sta che bisognava aiutare il Vaticano a far sparire Emanuela. Pietro Orlandi, però, negli ultimi giorni ha deciso di andare ancora più a fondo sulla pista di Londra e di svelare l'identità di quest'uomo misterioso. Lo ha fatto in televisione, nella trasmissione Verissimo. Ecco che cosa ha detto Pietro. L'ex terrorista si chiama Vittorio Baioni ed era amico di Cristiano Fioravanti, che con il più famoso Valerio movimentò la scena del terrorismo italiano degli anni 70. E ancora? Lui mi ha detto che è partito con lo stesso volo Roma-Londra di Emanuela. Non si è fatto più sentire, nessuno lo convoca, anche se avevo già fatto il suo nome agli inquirenti. Ci sono elementi di contatto in quei giorni tra il Vaticano e il Ministero della Difesa italiano, di richiesta da parte del Vaticano di un volo Roma-Londra. Ma, come vi abbiamo anticipato, qualcosa non torna in questa storia che Pietro sta seguendo con tanta forza, mosso dal profondo desiderio di sapere che fine ha fatto sua sorella. Quasi spiace dirlo, ma questo Vittorio Baioni
non può avere fatto da carceriere proprio a nessuno nel 1983 e non può essere stato su alcun volo Roma-Londra. Vittorio Baioni, infatti, era in prigione e lo era già nel 1982. Un documento lo prova. È un documento riservato del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato agosto 1983, quindi 2 mesi dopo la scomparsa della ragazzina vaticana. È un documento che riguarda le indagini sulla strage di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980 ed è indirizzato all'ufficio del Tribunale, al dottor Sergio Castaldo. Ebbene, in questo documento il capo di Stato Maggiore, Mario Cucci, trasmette l'elenco degli estremisti di destra coinvolti a vario titolo nell'inchiesta sulla strage. E tra loro appare proprio il nostro Nar Vittorio Baioni, detenuto in quel momento all'Aquila. La pista di Londra, le email, le rivelazioni del sedicente Baioni, dunque, non possono essere che l'ennesimo macabro scherzo di qualcuno che vuole far perdere tempo a Pietro Orlandi e a chi sta indagando sul caso. Un gioco, o nel peggiore dei casi un depistaggio, l'ennesimo, in questo mistero senza fine. Chi ha fatto sparire Emanuela nel 1983 ha commesso un grave reato. Ma anche speculare così sulla fine di una ragazzina, bella, intelligente, piena di vita, che oggi sarebbe stata una magnifica donna, è da criminali. Illudere la famiglia, anche. Resta una sola domanda. Chi c'è dietro l'invenzione di queste piste? E perché lo fa?